Questa sera dobbiamo parlare della Chiesa. Innanzitutto vorrei dirvi che il Concilio Vaticano II ha segnato la storia del nostro secolo. Vedete, io guardo la stragrande maggioranza di voi, il Concilio lo ha sentito così, perché se ne parla. Ma chi ha vissuto il Concilio è stato veramente un evento che ha cambiato il volto della Chiesa, la storia della Chiesa. È avvenuto in un momento del tutto particolare, quando nessuno se lo aspettava. Giovanni XXIII, con una intuizione veramente profetica, all'improvviso, senza che nessuno sapesse niente, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, il 25 di gennaio, annuncia che ci sarà un concilio. C'è una intuizione che è veramente un'intuizione profetica, Giovanni XXIII. Ma ci voleva la mente, la profondità, la determinazione e, perché no, la santità di Paolo VI nel portare avanti e a compimento il concilio. Un concilio che inizia nel 62 e termina nel dicembre del 65. 3 anni intensi. Il Concilio Vaticano II è stato a pieno titolo il Concilio della Chiesa. La Chiesa viene chiamata a dover esprimere chi è, che cosa fa nel mondo, come vuole rapportarsi nel mondo agli uomini del suo tempo. E qui vedete, mi piace citare anche una bella espressione proprio di Paolo VI, quando a conclusione del concilio dirà proprio così: è stata studiata e descritta la dottrina sulla Chiesa, è stato così compiuta l'opera del concilio ecumenico Vaticano I, è stato esplorato il mistero della Chiesa e delineato il disegno divino della sua fondamentale costituzione. Nulla veramente cambia della dottrina tradizionale. Ciò che era resta. Ciò che la Chiesa per secoli ha insegnato, noi insegniamo ugualmente. Soltanto ciò che era semplicemente vissuto, ora è espresso. Ciò che era incerto è chiarito. Ciò che era meditato e discusso e in parte anche controverso, ora giunge a una serena formulazione. Vedete, questo è stato il concilio sulla Chiesa e il concilio della Chiesa. Si è portato a compimento uno sviluppo, quello che veniva vissuto. Qual è questo sviluppo, amici miei? Vedete, lo sviluppo incomincia già nel 1500, dove la Chiesa, nel Concilio di Trento, deve parlare di se stessa. Perché? È perché abbiamo una scissione, abbiamo lo scisma, ed è lo scisma di Martin Lutero, che prende un'altra strada. La Chiesa è obbligata a riflettere su se stessa. E come concepisce se stessa in quel concilio? Con quelle categorie, cioè con quei linguaggi che all'epoca potevano essere espressi. Per cui parla di sé come una società perfetta. La Chiesa è una società, non come la società degli uomini, perché c'è l'azione dello Spirito, è una società perfetta. Capite bene che quello che poteva essere nel 1500 l'espressione più adeguata è nel XX secolo quello della societas trasformata,
Non dimenticate tutto quello che la società era diventata, quindi una società marxista, leninista, tante di quelle espressioni. Già Pio XII, con una bella enciclica dal titolo Mystici Corporis, incomincia a parlare della Chiesa non più in termini di società, ma in termini di un corpo mistico. Di per sé l'idea del corpo viene da San Paolo, perché più volte San Paolo nelle sue lettere parla e dice esplicitamente: noi siamo un corpo. Cristo è il capo, noi siamo tutte le membra. Pietro usa un'altra espressione che vi richiamerò fra poco, ma il concetto incomincia a modificarsi e incominciano a trovare un linguaggio molto più adeguato. Ma anche questo al Concilio non basta, per cui il primo passaggio che viene compiuto è, con la Costituzione che noi stiamo analizzando, da società a popolo di Dio. Vedete un grande momento: la Chiesa rimane il corpo di Cristo. La Chiesa, se voi prendete le pagine della Lumen Gentium, la troverete descritta come sposa di Cristo, come vigna del Signore, come gregge, cioè ci sono tante immagini con le quali poter esprimere la Chiesa, perché sono immagini che ritroviamo nella Sacra Scrittura e quindi vengono riprese e vengono sviluppate. Ma la prima fondamentale espressione che fa seguito nella descrizione, diciamo così, che si può vedere, che si può toccare, quella più immediata, è il popolo di Dio. Attenzione però, perché qui io devo entrare un po' nel tecnico. Popolo non è utilizzato nel senso che noi utilizziamo normalmente il popolo, perché vedete, in greco, che è la lingua di riferimento per la Sacra Scrittura, in greco ci sono due parole per dire popolo, non ce n'è una sola come nella lingua italiana. In greco, quando si scrive la Sacra Scrittura o si traduce l'Antico Testamento dall'ebraico al greco, allora in greco c'è una parola che dice demos, per dire popolo. Democrazia, cosa dire? Democrazia. Demos vuol dire il popolo, crazia è il potere, cioè il potere è del popolo. Ma non è in questo senso che viene utilizzato da noi cristiani il concetto di popolo, perché l'altra parola che designa popolo non è demos, ma è il laos, laos, laos. Il laos è il popolo scelto da Dio per dare a Dio il culto, cioè per pregare Dio. Noi, quando parliamo di popolo, usiamo questa seconda espressione, da cui viene anche la parola liturgia. Leiturgos è il culto che il popolo di Dio rende al suo Dio. Allora vedete, attenzione, perché non è un concetto della democrazia parlamentare o un concetto civile quando diciamo popolo di Dio. No, diciamo un popolo che Dio si è scelto. E questo popolo che si è scelto lo ha scelto per avere un rapporto di intimità, un rapporto privilegiato con Lui. E il popolo con il suo Dio. Lo troviamo spesso anche nella Sacra Scrittura: voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Vedete, sembra tante volte che il termine, andare alla riscoperta dei termini originali, possa avere poca efficacia, e invece è fondamentale. Perché stiamo già distinguendo moltissimo il concetto di popolo di Dio. E poi popolo di Dio. Il primato, amici miei, si vuole dire, il primato appartiene a Dio.
non a noi. Nelle democrazie è il popolo, ma nella Chiesa il popolo riconosce che c'è Dio. È Dio che sceglie, è Dio che conduce. E questa è anche una dimensione che è stata assunta appunto dalla Lumen Gentium. D'altra parte, vedete, questo concilio con Paolo VI, le prime parole, i primi discorsi di Paolo VI quando diventa Papa, nel giugno, con la morte nel 63, con la morte di Papa Giovanni, Paolo VI incomincia con questa espressione testuale: chi sei tu Chiesa e cosa dici di te stessa? Vedete, questo è un interrogativo che noi dovremmo tenere sempre presente, sempre. Chi sei tu Chiesa? La domanda non è rivolta fuori dalla Chiesa. Cosa dici di te stessa? È la Chiesa che deve in primo luogo esprimere chi è. Siamo noi credenti che nella fede dobbiamo esprimere e dire chiaramente chi siamo e verso dove stiamo andando. Allora, le prime pagine della Lumen Gentium, poi guardate per ribadire, Lumen Gentium è la Costituzione sulla Chiesa, ma Lumen Gentium cum sit Christus, la luce delle genti che è Cristo. Al Vaticano I si diceva la Chiesa, ma qui c'è un bel cambiamento fondamentale. La Lumen Gentium, la luce dei popoli, è Cristo, non siamo noi. Cosa viene detto invece di noi? Che è mistero. Viene usato il termine sacramento, ma il termine originale è mistero. Chi sei tu Chiesa? Cosa dici di te stessa? Sono un mistero. Ma attenzione anche qui, amici miei, mistero non vuol dire ciò che non si capisce. Questo noi lo diciamo a partire essenzialmente dalla fine del 1500 e del 600, di fatto, con tutto la corrente del razionalismo, Cartesio, tutti questi filosofi, che cosa fanno? Mettono al centro di tutto la ragione. Penso, dunque sono. Penso, dunque sono, che è anche vero. Cioè, l'uomo nel momento in cui pensa, riflette su se stesso, vede che è diverso da tutto il resto che c'è nel mondo. Se la cosa più importante è la ragione, tutto ciò che la ragione non riesce a cogliere è un mistero. Poi verranno tanti altri, non voglio adesso confondervi le idee. Ma quando noi parliamo di mistero, come quando parliamo di popolo, abbiamo una concezione ben diversa. Pensate soltanto, San Paolo ha uno sviluppo di questa parola nelle sue lettere, ma pensate alla conclusione della lettera ai Romani. Il mistero nascosto nei secoli, ma adesso rivelato: Cristo in voi. Cos'è il mistero? Non è ciò che non si capisce, ma è ciò che ci viene fatto conoscere. La Chiesa, poi pensate, tanto per fare un gioco di elementi, vedete, la parola greca originaria mistero viene tradotta in latino con sacramento. E voi troverete qui, subito, vedete nelle prime pagine, siccome la Chiesa è in Cristo come un sacramento, cioè
in Cristo è un mistero, ma sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Ecco qui allora la prima. Vorrei su questo riportare un attimino i termini del discorso. Prima di essere popolo di Dio, perché è il capitolo successivo, la Chiesa viene, parla di se stessa come mistero, sacramento. Cioè come qualche cosa che è nelle mani di Dio per diventare nel mondo segno di unità. Allora vedete, qual è il primo mistero della nostra fede? Il primo mistero della nostra fede è che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Il mistero della nostra fede è la Trinità. Dicendo queste parole che abbiamo appena letto, anche se non cita la Trinità, ci viene detto che la Chiesa è e coglie in sé il mistero stesso della Trinità. Ecco perché dice e parla in primo luogo di unità. Perché la Trinità è un solo Dio. Il grande tema fondamentale è quello dell'unità. E Gesù ce l'ha detto nel Vangelo di Giovanni, nella sua preghiera: Padre, prego perché siano anche loro una realtà sola, una cosa sola, perché siano uno in Cristo, in Lui. Ecco, vedete il cammino che noi dobbiamo percorrere: conservare l'unità originaria che Dio ha messo nella sua Chiesa, perché è il richiamo all'unità stessa della sua vita ed è ciò a cui la Chiesa deve fare di tutto perché l'umanità abbia a realizzarla. Cos'è il sacramento? È il sacramento, tu vedi un po' di pane, vedi un po' di vino, vedi un po' di acqua, vedi un po' di olio, vedi un anello e da lì passi. Quelli sono segni, segni che realizzano però qualche cosa, segni che esprimono una verità ancora più profonda. L'acqua ti dice la vita di Dio. Quando io battezzo, sì, c'è l'acqua, vedi l'acqua, ma ti sto dando la vita di Dio. Quando tu vedi un po' di pane, però ti viene detto il corpo di Cristo e tu dici amen, ci credo, vedi, ma sai che c'è qualcosa d'altro. Cosa vede il mondo? Vede un popolo, ma questo popolo è un'altra cosa, è strumento di unità, è immagine dell'unità e della vita stessa di Dio. Quando quindi usiamo l'espressione di mistero, sacramento, quando diciamo che la Chiesa è questo grande mistero, equivale a dire la Chiesa porta impressa in sé la vita stessa della Trinità, l'unità stessa della Trinità, che è lo scopo di tutta quanta la creazione. Tant'è vero che Paolo dirà nella lettera ai Colossesi che Cristo alla fine raccoglierà tutto, tutto e lo consegnerà al Padre. Vedete quanto è importante non soffermarci sulle parole, ma scoprire il senso profondo che le parole hanno. Allora qui, vedete, vorrei innanzitutto rileggere un bel brano, perché ci aiuta a fare un passo ulteriore. Questo brano è un brano dei primi secoli della Chiesa
ed è un brano che è scritto nel Pastore di Erma. Il Pastore di Erma è una visione, però vedete, è stato scritto subito dopo che sono stati conclusi gli scritti del Nuovo Testamento. Quindi dopo le lettere di Paolo, dopo le lettere di Pietro, le lettere di Giovanni, dopo il libro dell'Apocalisse, e si conclude così il Nuovo Testamento, come ben sappiamo, la Sacra Scrittura, poi subito dopo iniziano già alla fine del primo secolo, agli inizi del secondo secolo, incominciano ad essere scritti alcuni piccoli testi che sono per noi importantissimi, perché ci dicono come i primi cristiani vivevano e come loro anche interpretavano la loro vita comunitaria. Guardate in questo Pastore di Erma cosa si dice. Non vedi davanti a te una grande torre che si sta costruendo sull'acqua, con delle pietre ben squadrate e risplendenti? Effettivamente, la torre di forma rettangolare era costruita da 6 giovani che erano venuti con la donna attempata. Altri uomini a migliaia portavano delle pietre, tratte le une dal fondo dell'acqua, le altre dalla terra, e le davano ai 6 giovani che le prendevano per costruire. Le pietre tratte dal fondo dell'acqua si facevano entrare tutte tale e quali nella costruzione, poiché combaciavano esattamente tra di loro e tutte le giunture venivano a segno. Si saldavano anzi così strettamente insieme che non si vedevano più le loro giunture e la torre sembrava costruita, per così dire, di un solo blocco. Perché vi ho voluto leggere tutto questo? Perché vedete, un'altra concezione fondamentale che deriva dall'aver posto il tema della Trinità è quello della comunione. La Chiesa è comunione dei suoi membri. Vedete, questa immagine noi abbiamo sempre presente. Se io adesso dovessi dire la Torre di Babele, tutti voi sapete della Torre di Babele. Che cos'era la Torre di Babele? È quello che subito all'inizio della Bibbia ci viene detto che gli uomini cosa volevano fare? Gli uomini volevano costruire una torre che arrivasse fino al cielo. Non dimentichiamo mai questo passaggio, che voleva arrivare fino al cielo, che è niente altro che la stessa tentazione che si trova nella prima pagina della Bibbia, subito prima, che i primi Adamo ed Eva mangiano. Perché la tentazione? Se mangiate di questo frutto sarete come Dio. Ed è la tentazione che noi abbiamo sempre, perché la tentazione è umana, voler essere come Dio, voler essere Dio, cioè non accettare la tua condizione, che è la condizione di creatura, è la condizione di essere limitata, di essere contraddittoria. La stessa cosa la si vede con la Torre di Babele, toccare il cielo, cioè diventare come Dio. E lì la confusione delle lingue, non si capivano più l'uno con l'altro. Qui però c'è un'altra torre costruita sull'acqua, è la torre battesimale, l'acqua battesimale. Qui si sta parlando della Chiesa. Pensate, alla fine, agli inizi del secondo secolo, alla fine dei testi del Nuovo Testamento, la Chiesa si identifica come una torre costruita sull'acqua del battesimo. Ma dice ancora di più. Le pietre erano talmente unite tra di loro che non si può più notare neanche
una fessura. Questa è quello che noi chiamiamo sempre troppo facilmente la comunione tra di noi. La Chiesa è questa comunione. Qui vedete c'è l'Apostolo Pietro che ci dice proprio questo, la prima lettera di Pietro. Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impegnati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Vedete che non ci stiamo allontanando molto da quello che ho detto all'inizio. Noi siamo queste pietre. Tutti i battezzati sono queste pietre per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. È il culto che viene rivolto a Dio. Quindi vedete, amici miei, stiamo facendo alcuni passi fondamentali. La Chiesa parla di se stessa e dice che porta impressa in sé il mistero stesso della Trinità, che è un mistero di unione, unità e di amore, perché questa è la vita di Dio. L'unità e per l'unità diventa strumento, sacramento, perché tutti gli uomini possono arrivare all'unità e quindi possono arrivare alla conoscenza di Dio. Con una vita di amore è chiamata a esprimerla nella comunione tra di noi. Ma vedete, anche qui, la vita di comunione, quando si parla della comunio, la comunione, in italiano noi utilizziamo due parole per tradurre l'unica parola che troviamo nel Nuovo Testamento, che è koinonia. Credo che questa parola ogni tanto i nostri sacerdoti che pensano che noi sappiamo tutto ci parlano anche in greco e dire koinonia, noi siamo la koinonia, no? Sì, sì, ma che cosa vuol dire la koinonia? La koinonia, vedete, è questo termine greco che non vuol dire soltanto comunione, vuol dire anche comunità. In una parola viene messo un duplice concetto e una duplice realtà. Dove c'è la comunione, lì c'è una comunità. E dove c'è una comunità, lì si vive la comunio, lì si vive la comunione. C'è una reciprocità totale, costante. Se non c'è una comunità che vive la comunione, vi riporto una espressione tremenda di San Giovanni Paolo II, tutto quello che facciamo con le nostre strutture sono una maschera di comunione. Tremendo. La trovate questo nel documento che Giovanni Paolo II scrisse a conclusione del giubileo del 2000, no? Terzo millennio in eunte. Se non si vive la comunione nella comunità, quella comunità è una maschera, non è una comunità. Ma la comunità, amici miei, è quella che vive la Trinità stessa. La Trinità è una comunità di persone. Ecco perché le pietre devono essere tutte unite. Vedete, se la Chiesa, non solo la Chiesa universale, perché questa Chiesa che stiamo descrivendo, che viene prima di tutto, poi dopo viene vissuta nelle nostre chiese locali, dove là c'è un capo, cioè una testa, che non è colui che comanda in primo luogo. Il vescovo non è colui che comanda in primo luogo,
E se uno pensasse così, ha sbagliato, perché la Lumen Gentium, al capitolo secondo, parla in altri termini. La dimensione gerarchica della Chiesa intende esprimere la piena comunione e quindi la pluralità dei servizi e dei ministeri che devono essere sviluppati. Poi c'è anche quello di governare, ma prima di quello ce ne sono altri due che sono fondamentali: insegnare e santificare. Insegnare vuol dire riprendere quello che negli Atti degli Apostoli, subito all'inizio, è la descrizione della comunità cristiana, l'annuncio del Vangelo. In primo luogo, il Vescovo è colui che rende vivo il Vangelo, perché lo annuncia continuamente. E non c'è il Vescovo da solo, è il Vescovo con il suo presbiterio, con i suoi diaconi. Poi c'è il capitolo sui laici, dove viene esplicitato e dove poi il Concilio parlerà più diffusamente in Apostolica Actuositate, cioè un altro documento dedito solo ai laici. Ma la dimensione gerarchica della Chiesa è inserita all'interno di quella concezione della Chiesa una, di quella Chiesa mistero, di quella Chiesa popolo, di quella Chiesa che è comunio. Ecco perché noi, a seguito anche dell'insegnamento implicito, perché qui la parola non c'è, ma l'insegnamento viene fuori da qui, il Papa esprime il desiderio che la Chiesa viva la sua dimensione sinodale, cioè un popolo che cammina insieme. Per fare che cosa? Per annunciare il Vangelo. Perché questa è la natura della Chiesa. È l'annuncio che Cristo è morto, ma è risorto. Questo, guardate che noi non abbiamo niente altro da dire al mondo di oggi. Allora, la Chiesa, che deve capire chi è, però dopo si rivolge, annuncia il Vangelo. E qui vedete, c'è sempre Paolo VI, perché questo è il suo concilio. A conclusione del concilio, ci sembra di sentire alzarsi da ogni parte del mondo un immenso e confuso rumore. L'interrogazione di tutti coloro che guardano verso il concilio e ci domandano con ansietà: non avete voi qualcosa da dirci? Amici miei, rileggere dopo 60 anni la Lumen Gentium significa riprendere questa espressione. Avete qualche cosa da dirci? La Chiesa nel mondo è vista ancora come l'ultima risposta che può essere data alla domanda sul senso della vita. E di questo noi dobbiamo esserne coscienti. Davanti a questo rumore che vogliono sentire da noi qualche cosa, siamo ancora capaci di annunciare Cristo morto e risorto? E noi siamo testimoni? Perché questa è la responsabilità della Chiesa. La parola di Dio deve rimanere viva in mezzo a noi. Noi la trasmettiamo in maniera viva. Qui c'è il collegamento tra la Lumen Gentium e la Dei Verbum, perché questo popolo ha la responsabilità, è chiamato a mantenere viva la parola di Dio.
in una trasmissione viva, con un magistero vivo, è detto esplicitamente, vivo, vivo, vivo. Se non siamo vivi, se non siamo annunciatori, se non siamo consapevoli del nostro battesimo, ecco, a 60 anni di distanza dal Concilio, che cosa ci viene chiesto? Ci viene chiesto di verificare fino in fondo il fascino che noi possediamo ancora oggi in mezzo al mondo. Il fascino dell'attrazione. Siamo ancora capaci di attrarre alla fede o siamo stanchi? Ecco, io vorrei, e concludo così, vedete, io vorrei che con la ripresa della Lumen Gentium potessimo realmente riprendere con forza l'entusiasmo di essere la presenza di Cristo, la presenza viva di Cristo in mezzo al mondo. E lasciatemi concludere con le parole ancora di Paolo VI. La Chiesa è per il mondo. La Chiesa, altra potenza terrena per sé, non ambisce che quella che l'abilita a servire e ad amare. La Chiesa, perfezionando il suo pensiero, la sua struttura, non mira a sequestrarsi dall'esperienza propria degli uomini del suo tempo, ma tende piuttosto a comprenderli meglio, a meglio condividere le loro sofferenze e le loro buone aspirazioni, e meglio confortare lo sforzo dell'uomo moderno verso la sua prosperità, la sua libertà e la sua pace. Ecco, ho pensato di trovare in questa espressione la linea di continuità tra quello che abbiamo visto oggi e quello che sarà il prossimo incontro con la Gaudium et Spes. Grazie per la vostra pazienza.